forse più. Una violetta al Polo Nord in mezzo al nulla spunto, com'è possibile però? Questo proprio non lo so. Concetti, insomma, un po' abbiamo fatto un po' tutto il giro che dovevamo fare sulle favole musicate. Adesso manca la parte del coro, ok? Allora, questa canzone fa così. Vediamo chi la sa. Intanto chi la sa fa vedere, fa ascoltare agli altri come fa. Oh 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 oh. Oh oh, me la ricordate? Vai, chi la sa? Oh oh, bravissimo, vai, tutti quanti insieme. Oh 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 oh, oh oh, riproviamo, 1, 2, 3, 4, oh. Perché gli incontri virtuali su Facebook funzionano, quindi ho visto, mi sono incuriosita e così l'ho chiamato in privato e abbiamo condiviso poi con il maestro Germano, il gruppo di lettura, questa possibilità. Oltre le mie aspettative, quindi un grande applauso bambini. In realtà immaginavo qualcosa del genere, perché tu ieri mi hai fatto un complimento dicendo che sono una rodariana. Ovviamente amo Rodari, l'ho sempre amata, l'ho letto ai miei figli e mi piace che i bimbi di questa scuola continuino a inseguire i sogni, no? Perché poi Rodari questo ci insegna. E guarda, tu Gianluca, ti ho detto, tu lo fai in un modo mirabile, perché metti insieme poesia, musica, sogno, utopia, il mondo che vorremmo, che poi la scuola che vorremmo, eh? Perché la scuola è il mondo. Quindi non posso che ringraziarti, sperando che questo sia il primo, perché era un assaggio, volevamo vedere, e poi continueremo con i laboratori di scrittura creativa e con tutto il tuo mondo magico da cantafavole. Grazie, grazie. Intanto ci sono il CD e io lo prendo subito per Sofia, e chi vuole, se i genitori sono interessati, sono qui. Grazie all'amministrazione comunale che ci ha offerto questo bellissimo teatro, la protezione civile, il signore lì che è magico, perché insomma ha lavorato con te un po' di tempo fa, grazie. Natascia che sta qui con noi, Carmela Ricci che è sempre presente e ovviamente tutte le maestre e i genitori presenti, grazie.